Cari sommesi, buongiorno. Facciamo insieme il punto rispetto alla situazione coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sono 92 i nostri concittadini positivi, ma ad oggi quelli ancora positivi sono scesi fortunatamente a 42, di cui 34 ospiti di RSA. A loro va il nostro augurio di pronta guarigione. Negli scorsi giorni ci ha lasciato purtroppo Maria, la madrina degli alpini di Somma Lombardo, presenza vigile e preziosa in tutte le iniziative da loro organizzate. È andata avanti, come dicono gli alpini, ad incontrare tutti gli altri. Sono partiti i centri estivi, si è realizzata, devo dire, una bella alleanza educativa tra tanti soggetti. Voi sapete che le prescrizioni sono molto stringenti e quindi ogni educatore può avere al massimo o 5 o 7 o 10 bambini a seconda della loro età e quindi è stato importante poter collaborare tra diverse agenzie educative. Quindi ricordo brevemente quali sono i centri attivi o che partiranno la prossima settimana. Ci sono quelli comunali che riguardano i bimbi anche dell'asilo nido, dell'ultimo anno, degli asili e delle scuole elementari. Poi c'è il GREST dell'oratorio che riguarderà i bimbi e i ragazzi delle scuole medie, poi c'è il camp di Volandia, c'è il camp della Sommese, partirà settimana prossima il camp della Polisportiva, ci sono altre strutture anche private che hanno organizzato centri estivi. Ecco, è importante poter garantire per i nostri ragazzi e i nostri bimbi un'estate per quanto più possibile normale. Quindi ringrazio tutti coloro i quali si stanno dando da fare in maniera egregia. Il Consiglio Comunale ha approvato la scorsa settimana il cosiddetto secondo pacchetto emergenza Covid, una serie di iniziative che servono ad aiutare soprattutto le imprese economiche della città, ma non solo. Cito alcuni dei provvedimenti, ad esempio il ristoro della Tari per i mesi di chiusura degli esercizi commerciali, il rinvio del pagamento della Tari per tutti al 30 settembre, il fatto di poter ampliare gli spazi esterni a disposizione degli esercizi commerciali senza esborsi economici, il fatto di prevedere dei buoni acquisto libri per le famiglie in difficoltà. Ecco, queste sono solo alcune delle misure che potete trovare integralmente sul sito del Comune. Voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale perché si è dato da fare per affrontare insieme questa emergenza. È stato inaugurato sabato scorso lo skate park nel piazzale Giampiero Mercandelli. È un modo per dare riconoscimento a un nostro concittadino illustre che molto ha lottato durante la sua vita. È anche un modo per dare un segnale di coraggio e di incoraggiamento ai nostri ragazzi. Ogni volta che utilizzeranno quello skate park, sempre in sicurezza, si ricorderanno di Giampiero e del suo messaggio di non mollare mai quando si incontrano difficoltà nella vita. Abbiamo dovuto, ahimè, anche stavolta limitare le persone presenti all'evento e non darne eccessiva preventiva pubblicità perché ricordo che sono ancora in vigore alcune restrizioni nell'organizzazione di iniziative pubbliche. Speriamo il prima possibile di poter in realtà organizzare manifestazioni alla presenza di un maggior numero di concittadini. Su questo voglio preannunciarvi che a breve presenteremo una serie di iniziative per poter passare insieme l'estate 2020, quindi iniziative teatrali, musicali, cinematografiche, da realizzarsi in assoluta sicurezza. L'obiettivo è quello di passare questo periodo particolare anche all'insegna del sano e costruttivo divertimento. Mi raccomando, come sappiamo, i nostri comportamenti nel rispetto delle prescrizioni possono fare la differenza. Se noi ci comporteremo correttamente, più veloce sarà il ritorno alla normalità. Mi raccomando, impegniamoci tutti, così insieme ce la faremo. Arrivederci al prossimo videomessaggio.